Certo. Allora, pronti tutti, vedete tutti pronti con i loro strumenti, pronti lì, adesso vi sistemano per le feste. Non vale picchiare e se mi picchiate mette in faccia perché sennò mi rimane il segno. Allora, ve li ricordate? Benissimo. Allora, noi siamo rimasti molto contenti dalla testimonianza che voi avete portato il giorno della memoria, il 27 di gennaio. E sulla scia di quello che voi ci avete raccontato, loro hanno una serie di domande da sottoporvi. E poi alcune le abbiamo scritte adesso, e poi se magari mentre voi parlate loro non hanno niente altre. Alla fine dell'interrogazione sarò promosso sì o no? Allora, siccome ascoltate ragazzi, sono le 14:20 circa. Allora, adesso noi cerchiamo di non perdere il tempo. Partiamo dall'alpino Ugo, perché lui poi deve andarsi a prendere il nipotino, che ha quanti anni suo nipotino? 10 anni. E quindi esce da scuola e bisogna andarlo a recuperare. Anche perché i miei nipotini escono ma devono prendere la mamma. Perché il papà sta facendo le gare degli europei di sci nordico su in Alto Adige e la mamma sta insegnando a Posadio. Sì, che chi deve governare? Allora, partiamo subito ragazzi, voi sapete, vi abbiamo segnato prima le domande, allora voi scrivete sul vostro foglio poi le risposte, vi dico signori che loro sono in una situazione di verifica, perché poi noi daremo un voto all'ascolto, a quello, quindi alla loro attenzione e alla loro capacità di seguire. Io scrivo su questo foglio alcune delle cose più importanti che scrivo in modo che ci rimangano, va bene? Ok? Tutti pronti? Cominciamo. Chi ha la prima domanda per il signor Ugo? Perché ha granulato? No, scusa Samuele, allora magari ti dici il tuo nome, che così anche intanto mi parlo a conoscere. Ti suggerisco, ti alzi in piedi. Non ci sento. Bravo. Giuseppe Garibaldi, e poi te la consiglio. Ciao, Samuele Caro. Perché hanno annullato suo padre nonostante l'età? Non è che sia stata una volontà sua. Lo Stato italiano, come avevo già accennato, era entrato in guerra, vero? Però c'erano delle leggi che gli uomini, perché ancora le donne non potevano partecipare al conflitto, vero? Se non sotto la forma di assistenti, vero, nella Croce Rossa, le famose Croce Rossine, che sono state meravigliose perché hanno salvato migliaia di uomini, vero, in situazioni particolari. C'era una legge che fissava una certa data di età, perché dicevano che gli uomini fino a quelle date là erano forti, erano disponibili, non avevano impegni di famiglia, non avevano figli, se non pochi casi, e pertanto tutti quelli sotto a quell'età però potevano stare a casa. La necessità che c'erano pochi uomini in un certo momento ha fatto sì che il mio papà fosse richiamato, però con l'impegno che non poteva, data la sua età, andare al fronte, perché era più di ufficio che non esecutivo. Pertanto doveva essere fermo a Padova, per essere esatti, e salvaguardare le frontiere, vero, da un eventuale nemico. Purtroppo le cose non sono andate così, si sono peggiorate di giorno in giorno e anche i riservisti li hanno caricati e portati nel fronte
greco albanese. Sì, sì. Bene, la seconda domanda? Hai la seconda da fare tu? No, Samuele, la seconda domanda. Chi aveva la seconda domanda per il signor Ugo? Hanno perso la seconda domanda. Chi è? Mi sono Luca. Lei è il capo d'opera. No, sono perso la seconda domanda. Sto cercando di chiedere. Dove è la seconda domanda? Riscopriremo però. Bene, la seconda domanda, allora dico io, la fa sempre Samuele. Nei campi di concentramento per militari si facevano le stesse cose che si facevano negli altri campi? Oh, non dappertutto. Bene, io ti rispondo con come si dice, quel dato di poi, cioè quello che mi hanno detto. C'erano i campi considerati campi di lavoro, vero? Che se li, fra i soldati fatti prigionieri sceglievano quelli che potevano dare garanzia di un certo lavoro e quelli li impiegavano nelle fabbriche, mentre in altri campi, chiamati campi di sterminio, però là non facevano niente tutto il giorno. Ma la cosa più brutta, però, e non sarebbe neanche da dirle a voi, perché non è giusto che è giusto che sappiate, ma non è giusto che lo acquisite queste cose qua, era che in coda entravano in un grande stanzone con l'idea detta dai carcerieri che andavano a fare la doccia, perché almeno una volta al giorno si doveva fare la doccia, ma di acqua dalle chiocciole non usciva gas. Pertanto chiudevano le porte, chiudevano tutti i spirali e dall'alto buttavano dentro dei gas che si espandevano e morivano tutti. Dopo un piccolo periodo, ovvero di qualche ora, che il gas si era sciolto e esaurito, entravano dei militari, sempre prigionieri, e trasportavano tutti questi morti e li buttavano una fossa comune. Ma lei sa se anche i militari, i prigionieri militari subivano lo stesso trattamento? No, i nostri italiani no. I militari no. I campi di sterminio e i campi di lavoro fittizi fatti per gli ebrei, per i diversi, per gli zingari, eccetera, eccetera, quello erano gestiti da militari tedeschi che nominavano capo, magari un ebreo che era più robusto, eccetera, che comandava, gli dava un po' di più e lui faceva il lavoro sporco di liberare poi la camera a gas, eccetera. Nei campi militari no, i campi militari avevano solo i soldati semplici, erano costretti a lavorare, gli ufficiali no, non erano costretti a lavorare, però erano sempre dei campi di prigionia, però non c'era sterminio. La terza? No, Giosuè. No, c'è la sono Giosuè Spizzato. Quanto tempo ha trascorso lì dentro suo padre? Quanto tempo ha trascorso il prigioniero? Quanto tempo ha trascorso un anno e mezzo. Fra il fatto prigioniero e la liberazione, un anno e mezzo. Poco più di 7-8 mesi l'ha fatto in Grecia, il tempo di sistemarsi un poco è arrivato a fondo. Ecco, l'altra volta, se vado un po' fuori del seminato, l'altra volta non avevo ricordato un particolare, ma è un particolare un po' non caduto. Mio padre, come tutti i prigionieri, in quei campi, che non erano i campi di sterminio, ma i campi di lavoro,
però potevano scrivere a casa. C'erano delle cartoline postali, vero? Voi conoscete le cartoline postali, sono dei cartoncini così, stampati apposta dall'esercito tedesco. Mi ricordo un giorno che ne ho vista una, perché mia mamma faceva sparire tutto, e tutte le righe, tutte, erano cancellate con un pennarello nero. Cioè sotto, perché siccome che questa posta passava al vaglio dei cartellieri, però l'unica parola, unica, in fondo, era scritta ho fame. Al che mia madre ha escogitato, cioè, quando si è presi per il collo tutto viene fatto velocemente. Allora, nel paesino dove eravamo scolati, mia madre è andata nel forno a fare il pane, no? Cosa faceva? Ha fatto dei filoni di pane, vero? A metà cottura li ha svuotati della mollica e riempiti di zucchero con l'intento, vero, che lo zucchero dasse forza, capite? Poi rimetteva in forno il pane, vero? Lo zucchero col calore si scioglieva e il pane diventava un pane dolce, però non all'esterno, perché sì all'esterno, perché i pacchi gestiti dalla Croce Rossa Internazionale, ma anche là io me ne guardi e me ne liberi, però se accertavano che quel pane era un cosa di prezione, cioè dolce, e in Germania noi eravamo presi male, ma anche loro là erano presi male, però assaggiavano il pane che aveva del zucchero, che era un dolce, vero? Probabilmente quei pani là non arrivavano nei campi di concentramento. Allora, facendo questo in questo modo qua, lo zucchero sciolto all'interno ma non all'esterno, con la speranza che quei pacchi andassero all'intestatario, insomma, vero? E nella numero 4, ragazzi? Che trattamento aveva nel campo? Il trattamento c'erano momenti, come che ho già detto, presidente, dei momenti particolari. Quando cambiavano magari, e questo mi è stato detto da mia mamma, vi ricordo, ragazzi, che tutti quelli che tornavano dalle prigionie non parlavano, non volevano ricordare. È stato due anni di vita da quando è tornato a casa che io, ragazzo come voi, vero, insistevo, ma raccontami, dimmi qua. Allora qualcosa, ma quelle vicissitudini non ne voleva parlare. Allora qualche volta mi sfuggiva qualcosa, mi diceva pensa quando che si era a letto e venivano a prelevarci e non sapevamo, e al mattino c'erano tutti i buchi vuoti. Però non era una cosa sistematica. Qualcuno ci sognava che dovevano ammazzare un po' dei prigionieri, punto e basta. Non c'erano regole, ognuno faceva quello che voleva. Pertanto, dal momento invece che è entrato in fabbrica, la cosa si è cambiata. Allora uscivano dal campo di concentramento e entrarono in fabbrica, e là stavano tutto il giorno. La fatalità, come che vi ho detto, di quell'ufficiale. E dopo viene, ci sarà una domanda anche su. Ah, sì. Ebbene, allora dopo vi. Da 5? Mi chiamo Chiara Veronese e avevano nostalgia della famiglia. Direi proprio sì. L'unica cosa, come ho detto, se ti ricordi come te l'avevo scritto, ed è stato il momento, e io, diciamo, da che ho nel DNA la mia origine friulana, però
l'unico elemento che li faceva sopravvivere, vero, era il ricordo dei genitori e il ricordo della famiglia. Loro, perché tutte le privazioni si possono superare generalmente purché tu abbia la volontà di un qualcosa di là delle tue possibilità, ma è un sogno, ma quel sogno lo devi raggiungere. Allora questa forza ti fa superare anche le difficoltà immediate. Dopo della Valentina, la numero 6. Mi chiamo Diego. Che errore avevo fatto per essere punito? Come? Che errore avevo fatto per essere punito? Che errore avevo fatto? Ah, cioè. E la, come l'avevo detto, in Germania avevano le bilance elettriche, non elettroniche, ancora l'elettronica non era ancora arrivata, ma elettriche. Noi non le avevamo, in Italia non le avevamo. Avevamo lo statico, come si chiama, no, quel peso calibravano così. Là dovevano digitare dei tasti. E la macchina pesava l'ogiva, pesava la polvere che andava dentro nel bossolo, poi cadeva e un altro infilava la capsula, vero? Tutte queste manovre qua, vero? E mio padre non sapeva. Per quanto insistesse a dire no, guardi, me l'hanno da far formaggio. Io lo so fare anche bene, in tante forme, e gli spiegava, niente da fare, perché in quel momento avevano bisogno in fabbrica di bombe, perché la guerra... Bombe. Perché la guerra andava come andava, e avevano bisogno. Pertanto, qualsiasi momento che tu ti mettevi contro questa idea, eri già segnato. Capisci? 7. Gabriele, perché l'ufficiale tedesco l'ha difeso? Ecco, ci siamo chiesti anche noi. Tu sai benissimo che al mondo ci sono delle persone cattive e persone buone, no? C'è chi ha fatto un giuramento del suo impegno per salvare la nazione e non voleva trasgredire questo impegno. Era stato mandato in Austria e là è stato congelato le mani e non mi ricordo anche tutti i piedi, cioè era un tronco in definitiva. Ma però quell'ufficiale là era un signore non perché fosse ricco, è un signore d'animo che pur essendo contro il soldato italiano però vedeva la situazione com'era. No, dice, non è vero che il soldato italiano si è scatenato perché non hanno, per il suo schiribizzo, perché l'hanno provocato e questo lo ha salvato, mio padre fino all'ultimo, perché era stato ricevuto anche a casa sua, era stato ricevuto, finiva il lavoro in fabbrica, andava in casa di questo ufficiale che era vicino al campo di concentramento e magari faceva, perché cadevano le bombe, bisognava mettere un po' di ghiaia sul giardino, cose che fanno i prigionieri, insomma. E questa è stata la sua, diciamo, salvezza iniziale, poi dopo è causato un disastro. Agnese, come mai è tornato a casa in bici? Anche questo, sinceramente non te lo so dire, perché fra dove arrivava il treno a Oderzo, come dicevo poco tempo, là c'era la stazione che va verso
Pordenone, nel Friuli, no? E verso Treviso. Da Oderzo non c'era nessun collegamento, non c'erano collegamenti, se non i pullman. Ma il pullman, ragazzi, a quei tempi voi non immaginavate neanche, vero? Se ne era uno alla settimana era tanto, capisci? Specialmente in quei paesini dove che la gente, come io e i miei familiari, eravamo trattati da Oderzo, perché Pippo ogni sera bombardava. E sì che ci siamo trasferiti in un paesino piccolo, carino, pensiamo, ma piccolo, e non avevamo E allora alla stazione di Oderzo ha chiesto qualcuno, non ve l'ha detto sinceramente, quello di prestargli la bicicletta, e ha fatto della bellezza di 15 km. E tanta era la nostalgia, la volontà di essere assieme ai suoi, vero, che lo ha fatto, anche se fu già malato, non è neanche il caso di vederlo com'era, vero? Però la volontà lo ha fatto andare in bicicletta per tenere il cielo. Bene. Era vestito da civile, non con la divisa militare, perché dalla Germania in treno con le tradotte, perché non erano mica i treni di adesso, ragazzi, erano carri di bestiame messi dentro la Croce Rossa dava dei vestiti che potevano essere usufruiti, ma comunque vestiti civili, non militari, perché ormai la guerra era terminata, e più che si dimenticava quei momenti là, meglio era. Voce. Mi chiamo Alice e lei cosa ha provato quando l'ho visto? Ti dirò, esprimerle adesso, però dopo tanti anni, direi quasi una bugia. Ero un po' frastornato, perché voi dovete capire che anch'io avevo la vostra età, cioè ero un ragazzino, ero influenzato dall'esterno. Giorni precedenti la notizia che doveva arrivare, ma non si sapeva, vero? Perché le mogli andavano in stazione con la fotografia, vero? Sperando che qualcuno dicesse sì, sono io, oppure lo conosco. E questa era l'altra fila della mia mamma che partiva da Campomolino, andava a Oderzo in stazione con il cartello. Ma questa notizia che arrivavano costantemente i prigionieri era già un'ansia che ti metteva addosso, perché non lo so, io ero convinto che ti sarebbe arrivato, tornato a casa. Non mi passava neanche per l'anticamera del cervello che non poteva non tornare, come purtroppo non ne sono tornati tanti. E così, trovandomi in piazza, le campane che suonavano, tutta la gente che urlava, perché fate caso che è stato il secondo di quel paesino là, secondo prigioniero che tornava a casa. Immaginate decine e decine di persone in piazza che urlano. Pertanto ti senti come sollevato da terra, e vivi in un momento che non so neanche bene a descrivere. Mi ricordo che mi ha preso in braccio, questo sì, e mi ha posto sul bastone della bicicletta. Le mie due sorelle erano più piccole di me, erano assieme alla mia mamma, ma questo è il mio ricordo particolare.
E quando le ha raccontato questa storia? Fa conto circa qualche mese dopo. Qualche mese dopo. Dopo le mie insistenze, ero per sapere, ma era la mia, adesso scusatemi se vado un pochino oltre, la mia, e qua confesso che è un peccato mio, la mia non era per capire cosa è successo a lui. Volevo capire, volevo sapere, immagino come voi quando leggete un giornalino, cosa succede dell'ultimo padre. Volevo sapere come era andata là, ma non tanto e solo in riferimento a lui, in riferimento poi alla sua vita nel suo complesso, cosa che era, perché mi parlavano, ragazzi, voi adesso le vostre maestre sono meravigliose, e guai, dovete, non faccio complimenti, ma le maestre di un tempo, sì, signor Benedetto, va ben tutto, però adesso sapete dov'è la Germania, dov'è l'Austria, dov'è la Svizzera, voi sapete tutto. A quei tempi no, sì, sapevamo, però avevamo tante le che erano, le cose. Dico, tra parentesi, che non lo sa nessuno, vero? Però io ho fatto anche il portavivande per i partigiani. Avevo i tedeschi davanti alla chiesa e io quel zainetto, ma ero un bambinetto come voi, così andavo tranquillamente per la strada e portavo da mangiare sull'Ivenza ai partigiani, inconsciamente, perché se mi prendono mi varia spelato, no, ma per noi era, vado avanti ancora, che non è uno schifo di santo, eh? Vado avanti ancora, arrivati i partigiani, scappati i tedeschi, arrivati i partigiani formano un comando, però, ma però hanno da mangiare, devono mangiare anche, e allora andavamo a pescare, quel problema, sì, quel problema, cosa che non si fa, crimine tremendo, crimine, ecco. C'erano i pesci che l'ultima, perché dopo, se no pensate male di me, vero, ma non era colpa mia solo. Un giorno sì, un giorno no, c'erano i rastrellamenti dei tedeschi e dei fascisti, però nelle case per catturare i partigiani, perché i partigiani erano quasi tutti, vero, dislocati nei piccoli paesini, che era anche un po' difficile trovare. Allora noi ragazzini cosa facevano i nostri genitori? Cioè mia mamma, mia zia, tutti quelli che erano, perché gli uomini erano in fronte, erano solo le donne a casa, quando sentivano l'arrivo del camionetto in piazza, noi avevamo l'influenza tutti in letto, perché sotto il letto c'era una botola, vero? E che là si nascondevano i partigiani. Ne eravate contagiosi, meglio non entrare. Sì, no, il fatto che se vieni dentro non è mai venuto dentro nessuno, però no, tutti i bambini della nostra famiglia, che si erano due o tre famiglie là sul carreggiato lungo, tutti in letto, tutti con l'influenza. Voi siete già distratti. E i partigiani sotto, che se per caso mi trova uno, ne copa tutti. Eh sì, eh sì. Bene, allora questa era l'ultima domanda preparata. Adesso se durante il racconto del signor Nuvo vi è venuto in mente qualcos'altro, si alza la mano con voi. Mirko. Allora, volevo dirti, per vicino al campo di concentramento c'erano anche i forni. I forni crematori e i crematori erano dislocati in Austria e in Polonia, in modo particolare,
Poi c'erano anche delle qualcosa che avevano cominciato anche in altre città, ma in questi casi quando erano in campi di concentramento non c'erano il foro di Francesco? Pippo? Ah, è l'aereo. Quello ogni sera partiva dall'Italia centrale, dove era già stata liberata dai tedeschi, e veniva in su e bombardava tutto ciò che si muoveva. Allora a certo ora non si poteva più uscire, perché qualsiasi cosa lui vedesse, se c'era qualcosa, qualche movimento, qualcosa, lui boom, e ogni sera andava avanti fino alle 11:30, mezzanotte, e poi ritornava giù, è vero, e magari si andava a rifornire per poi ritornare in altre zone, e questo è stato denominato Pippo. Il nome era un nome inglese, perché non te lo so dire, ma se tu ai tuoi genitori chiedi di Pippo, lo sanno tutti. I genitori forse no, i nonni. O i nonni, sì, Samuele? Io ho imparato che sulla prima domanda, perché hanno arruolato suo padre nonostante l'età, ma quanti anni aveva suo papà? Oh, devo fare un po' di conti. Aveva che cosa era? Il 7. 7 come mio padre. 7 nel 44, 43, 44. No, è stato arrivato il 42. 42. Sì, fino al 42. 35. 35, 37, 37 anni. Era più giovane di me. Adesso, di te adesso. Sì. Ma quelli che dovevano invece andare in fronte erano tutti ragazzi dei 18, i 20 anni, perché è il momento in cui un uomo, voi, vero, sia in forza che volontà e intelletto, rendete maggiori, date il meglio di voi stessi, vero? In tutte le occasioni, per carità, non parliamo di guerra. Una volta, adesso, aspetta, Samuele. Ecco, Mattia. Aspetta. Prego. Sì. Sulla storia di Pippo, volevo dire che mio nonno, essendo nato nel 40, avevo pochi anni quando Pippo passava. Aveva 5 anni, 4 anni. Cioè. Sì, allora la mia nonna mi diceva sempre. La no, sua mamma, quindi la tua bisnonna? No, mia nonna. La nonna. Non aveva 5 anni. Sarebbe sua mamma di suo nonno aveva. Cioè no, la mia bisnonna mi diceva di andare a letto, anche adesso vanno a letto anche loro, perché se Pippo li vedeva, li bombardava la casa. Vedeva le luci accese? Anche mia mamma gli dicevano, se ti vedo che stanno giocando, dai tutti a letto, passa lì. Tutti in letto? Sì. Voi non vi ricordate, ma i vostri ero, che a un certo momento anche la luce elettrica, le lampadine, andavano, non è che fosse costantemente che arrivasse la corrente.